Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene per tutto il giorno. Oggi meditiamo il Vangelo di Marco, capitolo 3, versetti 20 a 21. In quel tempo Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti, e fuori di sé. Parola del Signore. Ecco, Gesù che ha moltiplicato i pani non ha tempo di mangiare perché intorno a lui c'è una grande folla. I suoi genitori sono venuti a prenderlo perché dicevano che fuori di sé è pazzo, ha perso la testa. Ha perso la testa è soltanto l'innamoramento della sua missione. Lui è innamorato della sua missione e sta lì per compiere la sua missione. Però il tempo non c'è, per lui la priorità è proprio insegnare, dare l'insegnamento, dare il nutrimento. L'uomo non si nutre soltanto del pane, ma anche della parola che esce dalla bocca di Dio. La pazzia di Gesù Cristo l'ha sentita anche San Paolo, lui stesso era pazzo di Gesù Cristo, questo innamoramento che ti porta fuori di noi, come un ragazzo, una ragazza che si innamora di una persona, allora c'è questa pazzia. Ecco, carissimi, penso per noi cristiani c'è da dimostrare questa pazzia in Gesù Cristo. Tanti di noi soffrono questa espressione nelle famiglie. I familiari dicono che oh, ma è pazzo. Porta Gesù dentro di sé, perché Gesù vive talmente dentro la persona, i familiari dicono che ma questo è sulla testa, questo è pazzo, sempre a pregare, sempre a fare quello, sempre a fare quell'altro, ma che cos'è questo? Ma è il primo o la prima a pregare? Ma perché fa così? Ecco, per la famiglia o i familiari c'è una fantasia, ma in realtà è proprio l'innamoramento di Gesù Cristo. Dovevamo arrivare a questa dimensione per giustamente comunicare Cristo a chi ti sta accanto. La cosa fondamentale è di non fare finta, di non esagerare, di non abusare, perché tanti di noi esagerano, tanti di noi abusano di questo innamoramento con Cristo. Vogliono dimostrare davanti alla gente che io sono con Cristo. Questo diventa l'orgoglio. Ma se questo innamoramento è vero, allora se tu sei pazzo in Gesù Cristo, allora le grazie del Signore sono con te e lo Spirito ti guiderà e la tua missione si realizzerà. E perciò, carissimi miei, stamattina ciascuno di noi dovrebbe interrogarsi: io sono pazzo di Gesù Cristo? Io sono innamorato di Gesù? Io con il Cristo, qual è il rapporto? Ecco, che lo Spirito ti illumini. Non ti preoccupiamo di quelli che ti criticano, di quelli che dicono delle cose contro di noi perché preghiamo. Ciò che dobbiamo fare è pregare per loro. Preghiamo per tutte queste persone che finora non capiscono che Gesù è l'unica via, l'unica vita e l'unica verità che ti salverà. Vi auguro una buona e santa giornata.